Consiglio comunale di Mussomeli a Palazzo Sgaveri nella seduta del 20 aprile 2024. Consiglio comunale di Mussomeli. È terminato qualche minuto fa il Consiglio Comunale del 20 aprile 2024. Qui ci troviamo nel Palazzo Sgaveri e siamo con il Presidente dei Revisori dei Conti, ecco, del Comune di Mussomeli, il Dottore Giovanni Fileccia. Ecco, i nuovi revisori dei conti che sono, ecco, in servizio, diciamo, qui nel loro ruolo dal mese di agosto del 2023. Ecco, questa sera il presidente e l'altro componente erano presenti alla riunione. Mi dica qualche cosa in base allo svolgimento del Consiglio Comunale. Le cose interessanti che sono state approvate questa sera sono il piano triennale, che è una cosa importantissima per un comune per andare avanti nelle sue opere pubbliche. E abbiamo sventato quello che è una situazione debitoria che si sta risanando con il tempo e quindi siamo in una situazione molto migliore di quella in cui l'ho trovata appena siamo arrivati e ci siamo insediati. Quindi siamo a un buon punto del lavoro. Ecco, si può guardare con ottimismo il futuro per quanto riguarda il post-dissesto a cui è stato sottoposto il comune da diversi anni. Si può guardare con ottimismo? Possiamo guardare sicuramente con ottimismo la fase che verrà successiva. Oramai diciamo che la situazione che avevamo prima si sta mitigando. Ovviamente dobbiamo lavorare sempre intensamente affinché si porti avanti una politica migliorativa, una politica di investimenti che fanno comodo a un polo qual è quello di Mussolini. Sindaco Catania, è terminato il Consiglio Comunale del 20 aprile 2024, presenti i revisori dei conti. Ecco, mi dica qualcosa. Ah, intanto posso esternare i miei sentimenti di soddisfazione, di grande soddisfazione, perché uno dei primi obiettivi che avevamo come comune era il risanamento del bilancio e la delibera che facciamo oggi, di revoca del piano di riequilibrio, va proprio in questa direzione, anzi è un punto miliare proprio rispetto a questo obiettivo. Stiamo allineando tutti i documenti contabili e finanziari, dai documenti, come abbiamo avuto modo di vedere nelle scorse volte, abbiamo registrato nel 2020 un disavanzo di 1.400.000, nel 2021 un disavanzo di 1.840.000, nel 2022 1.858.000, e questi disavanzi tengono conto ovviamente della presa in carico di quella situazione debitoria che i commissari straordinari di liquidazione ci hanno trasferito, ci hanno lasciato. E nel 2023 i dati preconsuntivi ci dicono invece che il disavanzo da 1.800.000 a 800.000 euro. Ovviamente questo ci consentirà nel 2024 e nel 2025 di chiudere con il piano di rientro del disavanzo, e quindi questo significherà lasciare, non appena finiremo il nostro mandato, posso dire con tranquillità e con grande soddisfazione che qualunque amministrazione verrà dopo troverà un bilancio assolutamente in linea, assolutamente
positivo, che addirittura è stato nelle condizioni, grazie alle azioni correttive che abbiamo messo in campo, e sono state tante in questi anni, è stato in grado di riassorbire tutta la situazione di disavanzo negativa pesante che il comune di Mussomeli aveva. È un'azione, credo, importante, che da amministratore mi riempie di soddisfazione e di orgoglio. Voglio ringraziare ovviamente i consiglieri di maggioranza che anche questa sera hanno dimostrato compattezza votando positivamente. Ovviamente questo elemento è stato fondamentale per il percorso che abbiamo avviato diversi anni fa. Possiamo guardare al futuro con grande prospettiva, con grande fiducia, e quindi, come dire, poter dire che avendo i conti in ordine si possono rimettere in moto tanti processi, da quelli assunzionali all'interno dell'amministrazione o di stabilizzazione all'interno dell'amministrazione comunale, a quelli appunto di investimento nelle opere, nelle azioni, negli interventi, nei servizi che la nostra collettività richiede.